Ciao a tutti e bentornati in Vita da Stefi. Questo è il secondo video del mio progetto No Buy. Il No Buy, che durerà tutto il 2020, è già al suo secondo episodio perché è finito febbraio. Io non me ne sono resa conto, cioè vi assicuro che ho visto sull'agenda, perché mi vengono tutti i pruriti quando inizio il video, non lo so, scusate, quando ho visto sull'agenda che avevo segnato al 1º marzo mettere, programmare il video. Ma come video? Ma è già passato un mese. Cioè, gennaio mi è durato 75 giorni, credo. E febbraio, vabbè che sono 29 giorni. Oggi è il 29, questo video lo vedrete domani mattina, che è il 1º marzo. Però è stato brevissimo. Poi, insomma, un po' di casini vari. Io sono in zona gialla, quindi questa settimana si è fermato tutto causa coronavirus. E speriamo bene, non voglio dire altro perché ho sentito vari commenti su YouTube. Io credo che degli argomenti seri o si parla in maniera approfondita o si evita proprio il discorso e io lo evito, anche perché potrei parlare in maniera approfondita per 6-7 ore e quindi è meglio di no. Anzi, siccome io in questo video non ho proprio tantissime cose da dirvi perché sono stata vorrei farlo finire in massimo 20 minuti, stavo per dire 15, ma ho pensato che non ce la farò mai, sto dicendo da 1 minuto e mezzo il nulla, quindi non ce la posso fare. Stringiamo bene, le fila del discorso, ok? Il mio no buy, è un no buy su tutte le spese extra, quindi spese che riguardano abbigliamenti, borse, scarpe, accessori, eccetera, eccetera. Il mio obiettivo principale, per chi non avesse seguito il primo video, ma dovete assolutamente andare a recuperare, a vederlo, lo riconoscete subito perché io metterò su tutti i video un bel maialino salvadanaio rosa come anteprima di YouTube, che è tanto carino e a me piace un sacco. E quindi, insomma, lo trovate subito, poi magari se sono in grado creo una playlist, vedremo. La faccio breve. Che cosa ho comprato di extra di queste categorie che ho messo negli extra a febbraio? Signori e signore, niente! Ed ecco qui il mio video febbraio 0 euro. Però vi ho detto che per correttezza io non ho messo nel no buy le spese riguardanti il make-up perché ho già fatto un anno di no buy nel 2019 e anche perché per confrontare le mie spese con quelle del 2019 non sarebbe corretto metterci il make-up perché non c'era nel 2019. Ho comprato due cose di make-up e ho speso 24 euro. 24 euro. Ve li faccio vedere subito. Ho comprato due cose da MAC. Vi faccio una piccola premessa. Io ho la Procard di MAC. Ho fatto i corsi di trucco molti anni fa, ma sono riuscita ad ottenere la. Prima non mi interessava perché non c'era il negozio MAC nella città dove abito, quindi non mi interessava più di tanto. Poi, quando ho aperto, sono riuscita a ottenere la Procard perché per un periodo ho fatto delle docenze di make-up in una scuola di formazione e quindi da MAC chiedono che qualcuno possa dimostrare, insomma, l'attività svolta per poi ottenere, diciamo, la certificazione, la Procard. Quindi ho ottenuto la Procard, l'ho ottenuta a maggio, credo, del 2019 e io non sono stata così brava da non comprare niente da MAC per me, perché le amiche ne hanno approfittato alla grande. Per tutto il 2019, perché ormai avevo deciso il no buy e non potevo andare contro i miei propositi, quindi adesso un acquistino da MAC me lo meritavo. Con questi 24 euro, che vi ripeto sono il prezzo con la Procard, ve lo dico per questo perché poi non mi ricordo i prezzi pieni di entrambi i prodotti, ho preso, c'è un moscerino minuscolo che gironzola per casa. Allora, ho preso questo, il correttore Studio Fix NV42. È un correttore scurissimo e freddo che io non intendo usare come correttore perché non potrei mai usare questo colore come correttore. Io volevo un prodotto in crema o liquido da usare per fare il contouring.
L'ho usato anche oggi. Ho un pelino esagerato col blush. Vedrete questo Get Ready With Me la settimana successiva al video, probabilmente. Per cui, insomma, adesso non vedete più niente del contouring, però è carino. L'ho messo anche un po' qua sotto per controbilanciare il fatto che scende tutto, la forza di gravità sta avendola meglio. Va bene. Quindi ho preso questo prodotto da usare per il contouring e poi ho preso il mio primo rossetto MAC, che è quello che mi vedete sulle labbra. Lo vedete? Lo vedete? Ok, l'avete visto. Il rossetto MAC che ho preso è il numero 105, non sapevo manco che MAC facesse i numeri ai rossetti, che si chiama Craving. Ve lo faccio vedere, è un amplified. I rossetti MAC hanno varie texture, sì, quindi i matti, i retro matte, i lustre, credo che siano quelli più lucidi e luminosi. Gli amplified sono dei rossetti molto morbidi che rimangono sempre un pochino lucidini. Non ho un gloss sopra, questo è il rossetto. L'ho già messo qualche volta, l'ho rimesso nella scatolina solo per farlo vedere a voi in questo video perché non ho resistito. L'ho già messo qualche volta. Questo, infatti, c'ha già la punta un po' storta. Questo è il bellissimo rossetto Malva. Io ero convinta di prendere Mer di MAC, ma ho scoperto che le mie labbra sono troppo scure per Mer e quindi è un rossetto chiarino, tristarello. Questo invece mi piace molto, mi sta molto bene. La ragazza del negozio, che è molto carina e simpatica, mi ha regalato questi due pottini omaggio. Uno è il Lip Scrub, quindi è un prodotto con dei granuli, non so se non si vedranno mai i granuli, è una cremina bianca che si massaggia sulle labbra, è dolce perché saranno granuli di zucchero, poi si sciacqua. E poi il lip conditioner, che è questo prodottino bello untino, qui me ne ha messo una puntina, ma durerà un casino di tempo. Il lip scrub l'ho fatto ieri, mi è piaciuto tantissimo, avevo le labbra morbide, 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 bellissime. Io non ho le labbra particolarmente secche, a meno che non le stresso mettendoci dei rossetti liquidi di quelli che, ecco, aspirano qualunque forma di idratazione presente nelle labbra. Se non si fa questo, insomma, si riesce anche ad avere delle labbra decenti. E poi mi ha regalato una cosa che io vi posso far vedere perché sono stata talmente brava da ricordarmi di togliere la cover al cellulare. Mi ha regalato questo affarino che si mette dietro al cellulare con la scritta MAC e il simbolo di un rossetto. Cioè, capirete che io sono contenta di aver speso 24 euro anche solo per quel cosino, perché sono completamente scema. Ma mi gaso veramente per queste robe qua io. È quella la cosa tragica. Va bene. Allora, vi dico, visto che sono appena 8 minuti e mezzo che parlo, abbiamo tutto il tempo, rilassiamoci. Allora, il motivo per cui ho speso 0 euro questo mese di febbraio è che sono stata tentata da un paio di cose che poi, viste dal vivo, con l'attenzione che voglio mettere, ve lo racconto per spiegarvi che cosa significa per me questo no buy. Ecco, ho visto probabilmente anche su YouTube, forse su Facebook, lo spot di Ted Zenis del nuovo modello di reggiseno a triangolo che credo si chiami Havana. Non mi faceva impazzire quello con il pizzo con i fiorellini, ma ce n'è un altro, sempre lo stesso modello, che ha un effetto di righe messe in così, trasparenti e opache. Quello mi piaceva, lo trovavo molto carino ed elegante. Ho deciso di andare a vederlo da vicino. Non sempre la quarta di reggiseno di Ted Zenis, io. Vedete, e quindi porto di solito di Lovable di Victoria's Secret, ho una quarta coppa D. Nei posti dove non fanno la divisione di coppe vera e propria, come The Zenis, la quarta di solito è al massimo una quarta coppa C, non arriva alla D. Un reggiseno a triangolo poi
Non regge un granché, sono andata col dubbio, secondo me non mi starà bene, secondo me non mi reggerà bene, l'ho visto e non l'ho neanche provato. Per un motivo molto semplice, perché la coppetta imbottita che c'è all'interno di quel reggiseno, fatta proprio a triangolino piccolo, all'interno, quindi dalla parte insomma a contatto con la pelle del seno, tra l'altro proprio con il capezzolo perché è fatta probabilmente per evitare la trasparenza, è gomma piuma. Ma proprio gomma piuma grezza di quelle che, cioè, le guardi e capisci che dopo 3 o 4 lavaggi faranno i pallini. E io sono abbastanza pignoletta sull'argomento. Cioè, come sento un pallino di cotone, io comincio a grattarmi, ecco. Quindi non è assolutamente possibile per me comprare un reggiseno del genere. Ve lo racconto non perché voglia criticare Tezenis che venderà migliaia di modelli di quel reggiseno, cioè di esemplari di quel reggiseno e cose del genere, ma per farvi capire come quando si decide di spendere con attenzione il proprio denaro, si guarda anche a questo, cioè ok, è un reggiseno carino, non ho bisogno di reggiseni, ma se c'è un reggiseno carino che mi sembra anche di buona qualità e che secondo me durerà nel tempo, io me lo compro volentieri. Però quello non è così, quello è un reggiseno che compro per sfizio e butterò con, a voler esagerare, 10 lavaggi, secondo me anche meno, vi dirò, secondo me anche meno. E quindi non l'ho preso. Un'altra cosa che vi ho detto mi tenta di make-up da tempo è la palette, l'ultima palette di Huda Beauty, la Mercury Retrograde. Però io la voglio comprare in offerta, non la voglio pagare 64 euro e qualcosa a prezzo pieno. Ho visto tra l'altro nel video della ragazza da cui ho copiato l'idea di questi video no buy, che si chiama Valeria, il canale Read Vlog Repeat, vi ho messo il link nel primo commento dello scorso video, lei ha comprato la palette che voglio anch'io, siamo sulla stessa lunghezza d'onda io e Valeria, infatti, cara ragazza, però è secondo me pure lei come me, cioè, siamo gente che pensa un sacco, ecco, che non è sempre una cosa positiva nella vita, pensare troppo, però comunque lei ha comprato quella palette su Cult Beauty, aveva uno sconto eccetera, comunque l'ha pagata circa 50 euro, io mi sono fiondata su Cult Beauty e Cult Beauty ha smesso di inviare i pacchi in Italia, cioè stiamo parlando, come dire, di decisioni cosmiche che vogliono farmi risparmiare soldi. E vabbè, accettiamole di buon grado, eppure questo mese la palette non ce la siamo comprata, non c'è nessuna fretta, non è che possa vivere senza quella palette. C'è però un prodotto, mi sta dando un fastidio tremendo quest'occhio, non so perché, c'è però un prodotto che mi tenta in fotografia, non vi garantisco nulla, MAC ha fatto una linea di blush in crema, non sono proprio in crema, credo che siano dei blush, cioè nella scatolina tonda un po' bombati, credo di aver capito che sono di quelli un po' morbidosi, non so come spiegarti, tipo Pongo, ecco, una roba del genere. Non sono ancora, sono usciti in America, li ho visti sul sito di maccosmetics.com, ma non sono ancora arrivati in Italia. E quindi quando arrivano in Italia, probabilmente, non lo so, metà marzo oppure tra pochi giorni, ora vedremo, io voglio andarli a vedere da vicino, perché siccome mi piacciono molto i blush in crema, se c'è un colore che mi piace, se la consistenza e la sfumabilità del prodotto mi piace, io un blush MAC me lo compro, perché no? Perché no? Ecco. E quindi diciamo che questi sono stati i miei acquisti. Che progetti ho per marzo? Bella domanda. Innanzitutto per marzo io avevo in progetto un viaggio, tra virgolette, nel senso che dovevo tornare, andare a Napoli per c'era il matrimonio di parenti, ma adesso con tutta questa storia del coronavirus, eccetera, probabilmente eviterò al momento di fare spostamenti non necessari perché secondo me insomma è meglio evitare e quindi non ho un viaggio,
Non ritengo di aver bisogno di qualcosa di abbigliamento, vedremo se mi verrà voglia di prendere qualcosa. Marzo sarà un mese importante per le mie finanze, nel senso che dovrei sapere se sto per iniziare ad avere uno stipendio, cioè nel senso sì, sto frequentando un corso che doveva essere già finito, ma hanno bloccato tutto per via del coronavirus, quindi quando il corso giungerà a termine e avrò anche il responso di come è andato, insomma, l'esame finale. Tu, vabbè, insomma, bisogna vedere, potrei avere uno stipendio nei prossimi mesi, il che non vuol dire che poi con lo stipendio posso eliminare il progetto di No Buy, ma ovviamente con un minimo di serenità in più si può decidere se si ha voglia di una cosina in più da regalarsi o meno. Quindi io direi che ho detto tutto quello che volevo dire è che non sono ancora arrivata a 20 minuti e siccome non faccio nessuna fatica a fare video da 85 minuti, una volta che riesco a contenere il tempo così, perché continuare a parlare del nulla cosmico? E quindi io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video. Vi chiedo di iscrivervi al canale, di scrivere qualche commento, di mettere qualche mi piace o qualche non mi piace se non mi sopportate, insomma, di creare un po' di movimento, un po' di boh, che voglio dire, non lo so, insomma, fate qualcosa, date cenni di vita, fatemi sapere che ci siete, perché altrimenti io ho la conferma che parlo da sola davanti a un cellulare, che poi è quello in effetti. Però con la scusa che tanto poi questi video li vede qualcuno, mi sento meno strana. Aiutatemi. Ciao!